Le volte michelangiolesche della Cappella Sistina sono testimoni degli eventi storici che hanno portato alla elezione di Papa Francesco, il cardinale Jorge Mario Bergoglio, venuto dall'altra parte del mondo, arcivescovo di Buenos Aires, primate dell'Argentina, gesuita con studi in Cile e Germania, nipote di italiani piemontesi. I cardinali si erano riuniti martedì mattina presso la tomba di San Pietro per celebrare la messa pro eligendo pontifice. Poi nel pomeriggio la processione solenne che li ha portati attraverso le sale piene di arte e di storia del Palazzo Apostolico verso la Cappella del Giudizio Universale. Sfiorando ciascuno il libro dei Vangeli, i cardinali si impegnano con un giuramento solenne a indicare secondo coscienza colui che ritengono idoneo al ministero petrino. L'unico contatto con il mondo esterno, il camino, che con un fumo abbondante e inequivocabilmente nero ha segnato l'esito negativo delle prime votazioni. Era difficile prevedere il tempo necessario, ma nel secondo giorno, qualche minuto dopo le 19, al termine quindi del quinto scrutinio, arriva la fumata bianca. Il Papa si mostra al mondo. Sua Santità Francesco si inchina davanti alla Chiesa, chiedendo la preghiera di tutti. E oggi pomeriggio è ancora la Sistina ad accogliere la prima messa celebrata dal nuovo Vescovo di Roma, insieme a tutti i cardinali che hanno riconosciuto in lui il successore di Pietro, voluto dal Signore. La messa è per la Chiesa universale. Il Papa parla sommessamente, appare sereno, anche se il respiro pare ogni tanto trattenuto dall'emozione. Camminare, edificare, confessare. Papa Francesco raccoglie questi tre verbi dalle letture bibliche. Camminare, cioè vivere in modo irreprensibile. Edificare la Chiesa sulla roccia che è Cristo. Quando non si confessa Gesù Cristo, si confessa la mondanità del diavolo, la mondanità del demonio. E quando camminiamo senza la croce, quando edifichiamo senza la croce e quando confessiamo un Cristo senza croce, non siamo discepoli del Signore.